Leggenda medioevale. Ragazzi, vi leggo la leggenda medioevale legata a questi luoghi. Professor, ma che ce frega? Qui nacque un principe, libero e felice come il vento, ardente come il sole, con l'anima pura come polla d'acqua che toglie l'arsura dal labbro sorridente. Il verde dei boschi e il vigore della spada erano la forza del principe e la speranza del meglio. Professor, ma che ce frega? Dopo le sue imprese lo cullava il dondolio dei rami e lo carezzava il raggio della luna. Lo addormentava la boscaglia bruna. Ah, vabbè, ma che ce frega? Ragazzi, attenti, sto per finire. Ma un orco immane, livido e feroce, invidiò il sorriso del principe e all'improvviso ordinò a gran voce: «Voglio un tormento insaziabile nel petto di quel principe. Il suo costante gioir mi fa dispetto». E un giorno di aprile, mentre il bosco intorno esultava nuova vita, fra i profumi e gli amori, proprio quel giorno, il principe guardava lontano e sospirava. L'avevano rapito magici orizzonti e angusti, gli parevano i suoi monti. Da quel giorno diffidò del vento e della boscaglia vasta. Trepido e sgomento, sentì che la sua anima diventava vana. Sdegnò il cielo azzurro e il ritornello argentino del ruscello amico. «Ah, vabbè, professor, ci dica chi era l'orco, così la famo finita!» L'orco era il bisogno di evolvere che ogni uomo sente e che anche tu, in questa vita, sentirai.